Sinners! Nuka! Fireopi! E non... Bentornati nel mio canale, o benvenuti nel mio canale. Io sono... Valuccia Sims! E oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio del nostro progetto Share. E sì, ragazzi, Harvey è qui con i gemelli, mentre Lynette è al piano di sotto che lavora. E avete indovinato chi di voi ha scritto che in questo momento Lynette sta affrontando una fase depressiva dovuta al parto, ragazzi? Ha proprio indovinato, sì, Lynette purtroppo sta vivendo tutto questo. E ovviamente non ne è consapevole, perché la nostra, vi ricordo, non si è informata molto. Non è come Harvey che si è messo lì, ragazzi, a studiare genitorialità, che in ogni occasione appena può si mette lì, insomma, no? Cerca di approfondire sempre più. Anche se poi, ragazzi, essere genitore è più che altro una questione pratica, non è tanto una questione teorica, ecco, no? Però diciamo che anche informarsi sicuramente aiuta. Visto che la situazione, ragazzi, non viene affrontata ovviamente ancora, purtroppo, anche perché ogni volta che Harvey ci prova avete visto la reazione di Lynette, qual è? Tesoro, devi andare a lavorare, quindi vai, ci penso io qui, non ti preoccupare, vai, vai. Sì, Harvey, tranquillo, ci penso io. E quindi la situazione, ragazzi, è veramente peggiorata, al punto tale che Lynette non tocca neanche più i bambini, purtroppo. Perché praticamente vive con la paura che possa farli cadere, che possa far loro del male. E quindi sì, ragazzi, si è arrivati purtroppo a questo punto. Harvey, tesoro, ma... sono brufoletti? Sì. Povero Harvey, ragazzi, ci manca pure l'acne, vabbè. E quindi, ragazzi, urge una soluzione. E qualcuno di voi, diciamo, ha indovinato un po' cosa ha in mente Harvey di fare. Perché, ripeto, Harvey non ha centrato il problema, ovviamente. Non ha, magari, ancora le competenze per poterlo fare. Però sospetta qualcosa. Vedete, legge, si informa, no? E sospetta che, appunto, possa essere... una forma depressiva quella che sta affliggendo sua moglie in questo momento. Soltanto, ragazzi, che conosce Lynette, e se poco poco nella sua mente, nella testa di Harvey, provasse a dirle: guarda che secondo me tu sei depressa in questo momento, hai bisogno di aiuto, sa bene che Lynette non la prenderebbe affatto bene. Quindi ha in mente qualcosa. E tra poco scopriremo cosa, ovviamente. Il giorno dopo, ragazzi, sono le 8:30, diciamo quasi le 9 del mattino. Lynette ha ottenuto una promozione, ragazzi. Ora è regina delle APM. Continuando ad allenarsi si diventa veloce. La abilità di Lynette con gli strategici in tempo reale lo dimostra. Con più di 400 APM, azioni per minuto, Lynette è in grado di creare un esercito, armarlo, costruire una base impenetrabile e annientare almeno un'altra razza nel tempo in cui i comuni mortali si allacciano le scarpe. Promozione seguente, campionessa dei videogiochi. Mentre Harvey è qui, ragazzi, lei dorme e Harvey è qui. Cambia il pannolino, nutre i bimbi. E quindi, secondo me, ragazzi, chiacchiera con Miko. Lui, ragazzi, non ce la fa più e quindi dice, chiama Miko mentre Lynette ancora riposa, in modo tale che non potrà comunque sentire la sua telefonata, e dice: guarda, mi imbarazza molto farti questa telefonata, forse non dovevo perdere tempo a prendere mosche e dovevo chiamarti prima, speravo di poter risolvere la situazione da solo, però... io ho bisogno di aiuto, Lynette non è in sé, non è la stessa, io temo stia soffrendo di una forma di depressione da quando sono nati i gemelli.
Ma non vuole ascoltarmi. Tu sei la sua migliore amica, ti prego. Sei come una sorella per lei. Verresti a darmi una mano? E Miko, ragazzi, dice: guarda, non ti preoccupare. Conta pure su di me. Quando verrò oggi, mi raccomando, stai al gioco. E lui: ok, va bene, grazie. Però vedete, ragazzi, è veramente tanto, ma tanto preoccupato. E si sente anche, fra virgolette, in imbarazzo, perché non si sente neanche all'altezza come marito. Cioè, quello che umanamente pensa, ed è anche normale che lo pensi: dovrei aiutare io mia moglie. Possibile che non sono in grado di aiutare mia moglie? E devo chiedere a Miko di occuparsene. Sono il marito, dovrei essere in grado io, no? Però, ragazzi, non è sempre così, poi, in realtà. Cioè, a volte le persone che sono troppo coinvolte purtroppo non riescono ad essere poi d'aiuto, no? E lei vive sempre così, con questa sensazione appunto di tristezza. Ok, poi giocherai, perché comunque sensazione di tristezza, ragazzi, è utile che tu lo faccia. Sensazione di tristezza, però, che la porta, prova a preparare. È estate, magari uova e toast. Vuoi provare, tesoro? Ecco, mossa più che altro dalla fame, ragazzi, non perché abbia veramente voglia di farlo. Come potete vedere, lei non ha contatti proprio con i piccoli. Non è presa da mille paure, mille dubbi. E invece di chiedere aiuto, come purtroppo succede anche fin troppo spesso, si chiude a riccio. Un po' per via del suo carattere, un po' perché si sente in imbarazzo, no? Sono la madre, dovrei essere in grado di badare a loro, dovrei essere in grado di capire ogni loro necessità, ogni loro bisogno. Invece io non sono in grado. E quindi sì, ragazzi, purtroppo anche questo è abbastanza comune. Svuotarvi, vieni a preparare del tè. E quindi sì, Harvey, ragazzi, ha chiesto l'aiuto di Miko. Alcuni di voi l'avevano già capito, me l'avevano scritto. C'è questo bug per cui rimane perennemente sporco, ragazzi. Io non riesco a capire per quale motivo, però vabbè. Prepara una... di... sì. È caldo, dai. Il livello 5 di cucina. Ok, perfetto, Lynette. Fermati. Fermati, Lynette. 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 Capisco la fame, ma placati, tesoro. Perché lui dirà: sto preparando del tè, ne vuoi un po'? E lei: beh sì, grazie. Con questo tempo? Eh sì, hai visto come piove? Perché ormai, ragazzi, loro... cioè, meglio, Harvey cerca proprio di non parlare dei bimbi. Perché ogni volta che si parla dei gemelli si finisce a discutere. Quindi lui sta proprio cercando di evitare l'argomento. Ormai, ragazzi, sì, fanno conversazioni proprio il minimo indispensabile. Lei informerà Harvey della sua promozione, perché non l'ha ancora informato. Quindi immaginiamo che dica: discuti dei giochi più recenti, come per dire, sai, nella competizione di ieri poi ho vinto, sai, quella di quel gioco ambientato in quel castello di cui ti avevo parlato. E quindi ho ottenuto una promozione. Lui: ma davvero? Wow, tesoro, complimenti! Ormai sei vicinissima alla vetta. Perché, ragazzi, vede comunque che il lavoro comunque è una delle poche cose che fa star bene Lynette in questo periodo. Quindi lui poi è sempre così incoraggiante, è sempre così positivo. Sì, sono veramente emozionata. Finalmente potremo stare anche meglio economicamente. Ora che, insomma, no? Però, tesoro, nel frattempo mangia pure. Sono veramente fiero di te. Tutte quelle ore passate davanti al computer, insomma, stanno dando i loro risultati. Ti impegni così tanto. E lei, ragazzi, per la prima volta, secondo me, esprimerà ammirazione per suo marito. Dov'è? L'avevo visto. Esprime ammirazione. Perché gli dirà qualcosa tipo: non ce l'avrei mai fatta senza di te, che mi sostieni e mi incoraggi, Harvey. Io
Sto dicendo, beh, è bello avere dei sogni nel cassettone. E lei, lo sai, non ho indossato degli occhiali da sole e non ho visto la realtà, Harvey. Tu mi hai incoraggiata così tanto, quindi il merito è solo tuo. Ma no, tesoro, non dire così. Insomma, è tutto merito tuo, sei tu che ti stai dando così tanto da fare. Oh, Harvey, diciamo le cose come stanno. Se non fosse per te, non sarei arrivata dove sono. Insomma, quale marito permette alla moglie di stare tutto il tempo davanti allo smartphone per lavorare? Certo, tesoro, trascurando, purtroppo, ragazzi, i bisogni dei figli, ma non perché ovviamente sta lavorando. Fa, scusami, Edda sta chiamando. Però, secondo me, lui la abbraccia, stringi, le dice: però sappi che sono veramente fiero di te, Lynette. Non riusciamo neanche a bere un cappuccino tranquilli, eh? Veramente era te, tesoro, però vabbè. Sono veramente fiero di te, tesoro. Grazie. Perché sì, è anche molto tempo, ragazzi, che non c'è più contatto, diciamo, tra loro, dal punto di vista romantico. Quindi nutri con il biberon perché forse avrà fame. No, anzi, prima prova magari solo a calmarlo e a coccolarlo. Perché ho notato, ragazzi, molto spesso che i gemelli richiedono proprio attenzioni a livello di coccole, diciamo. E Linette, sono Mico. Ti va di passare del tempo assieme stasera? Eh sì, e lei dirà: ma sì, perché no? Ho proprio bisogno di prendermi un giorno. Quindi chiamerà il lavoro, ragazzi, e prenderà un giorno di vacanza. Ho bisogno di rallentare un po', ha bisogno di divertirsi. No? Non mi detrarrete i soldi dallo stipendio, vero? Ho bisogno di dei soldi. Sì, vabbè, tesoro, non ti preoccupare. E quindi Linette, ragazzi, per un giorno sta a casa. Vai in bagno, tesoro mio. Fai la doccia e ovviamente, ragazzi, è a quel punto che Harvey, immaginiamo che lei l'avesse già detto a colazione, inviterà nel lotto attuale Miko. Non sa ovviamente che Miko ha già contattato Lynette, quindi dirà: allora come va? Le hai chiesto di uscire, di trascorrere del tempo insieme? Che cosa ti ha detto? Ah, sì, ha detto che si sarebbe presa un giorno al lavoro. Quindi oggi resta a casa, io vi raggiungerò tra poco. Ok. Il mio piano sta funzionando. Vedete, lui è molto fiducioso, ragazzi. Ha fiducia che Miko lo aiuterà a risolvere questa situazione. Insomma, superare, no, questo momento difficile che stanno affrontando. Quindi, sì. Quando hai fatto tesoro, fai così. Gioca una partita a smania di festa, visto che volevi giocare. E immagino che nel frattempo, visto che Mico ha detto: guarda, sì, la stavo chiamando, ero già per strada, in realtà sono quasi arrivata. Eccola qua, ragazzi, la trappola. No, ti prego, Mico, attenta. Vai piano. Eccola lì. Ragazzi, io lo avevo detto. Mico, ma porca pera, ma stai attenta, tesoro. Eccola qua. Che bisogna fare? Mico tesoro, mi dispiace tanto, eh? Mi dispiace. Dai. E lui, ragazzi, ovviamente la invita a entrare. Mentre Linette è ancora sotto la doccia. Anzi, è uscita già. E dice: oh, Mico, che piacere! È bello vederti! Naso a Pinocchio, praticamente. Come va? Abbracciala, poi. Tesoro, ah, vabbè, non puoi entrare, tesoro. Aspetta, perché abbiamo bloccato la porta a tutti. Ha ragione. Sblocca. Sta dicendo: allora, come stai? Tutto bene? Sì, veramente no. Perché pure tu, tesoro, sei influenzata. Ragazzi, Linetta ha preso off camera 2 volte la medicina. 2 volte perché non stava bene. Quindi vieni qui poi, caro. Calma e coccola. Anche Tyrion, perché secondo me lei dirà: oh, quanto tempo che non ci vediamo. E ragazzi, Miko ovviamente, che la conosce come le sue tasche, lo capisce che c'è qualcosa che non va.
secondo me, Miku è molto a disagio, vabbè, sappiamo ragazzi perché è influenzata e tutto, però sta un po', fra virgolette, diciamo, esagerando, ecco, proprio per spingere Lynette a chiederle cosa c'è che non va. Perché ovviamente, ragazzi, come Miku conosce bene Lynette, così, cioè viceversa, insomma, no? Solo che non me lo dà. Non mi dà l'opzione, quindi aspettiamo un momento. E secondo me, fa allora? Come va? Sta dicendo. Chiede Linette. E lei, oh, guarda, lascia stare certe volte il matrimonio. È veramente una palla al piede, tesoro. Lasciatelo proprio dire. Ci sono dei momenti in cui io Akira non lo tollero proprio, non lo sopporto, guarda. E a questo punto lei, secondo me, farà altri sim. Chiedi di un altro sim. E dirà, ma come? Cioè, con Akira tutto bene? Come mai mi dici queste cose? No, no, tutto bene, solo sai, ci sono delle volte che veramente, guarda, lo sai com'è, no? Il matrimonio? Un'avventura proprio. E a questo punto, ragazzi, mentre loro sono lì che parlano, si confidano, Harvey poi scenderà giù e dirà, tesoro, sai cosa stavo pensando? Ma visto che tu sei con Miko, quasi quasi io vado a trovare Akira. È la mia palla al piede, siamo sposati, appunto, ragazzi, appunto. Quindi vai da lei. Andrà da lei e le dirà, chiacchiera con lei. Dov'è, dov'è? No, deve esserci per forza, perché lui è fiducioso. Volevo, volevo. Ecco, propone un piano folle, mettiamola così. Le dirà, sai, stavo pensando, forse è un'idea un po' folle, perché visto il tempo, portare fuori i bambini con questo tempo. Però pensavo, ma visto che tu sei conmigo, quasi quasi io faccio un salto da Akira con i bimbi. Così, insomma, i piccoli vanno dai cuginetti, no? Certo, capisco che ora con questo temporale magari puoi pensare che, insomma, mi abbia colpito tipo una pistola aliena per avere un'idea così folle in testa. Però, che ne pensi? Guardate lui. E lei, ragazzi, felice comunque di vedere la sua amica, in questo momento non bada neanche troppo, secondo me, a quello che sta dicendo Harvey. Dice, ma sì, dai, sono sicura che farà piacere ad Akira avere un po' di compagnia, visto che Miko è qui con me. E quindi sì, ragazzi, il piano di Harvey è buono. Tutto quadra, eh? Certo, tesoro, squadra tutto, più che altro. E quindi sì, lui andrà con i bambini, mentre Lynette, secondo me, farà... Allora, amico... Come ai vecchi tempi? Ce la facciamo una partita? Secondo me dirà una cosa del genere. E Miko. Ma sì, dai, perché no? Harvey, però non me la distrarre, Miko, ti prego. Deve farsi una partita con Lynette. Dai. Ok, allora io vado da Akira, con i bimbi. E lei, ok. Quanto mi era mancato questo gioco con gli alieni? Eh sì, da quando abbiamo i figli non si gioca più qua. Ok, va bene ragazzi, abbiamo capito. E così ragazzi, le nostre rimangono a casa da sole a videogiocare. E io immagino che mentre stanno qui, mentre fanno una delle loro partite, Miko inizi un po' a parlare con la nostra Linette. Comincerà a dire, allora, come vanno le cose? No? E Linette, ma tutto bene? Tutto a posto? Sì, tutto tranquillo. Ah sì, sta dicendo lei, mamma mia, guarda. Io ti ammiro, non so come fai, guarda. Che intendi dire? Beh, insomma, ho saputo al telefono, mi hai detto della tua promozione, no? Io non sto riuscendo a gestire tutto in questo periodo. E lei, beh, ha ragione Harvey, servirebbe una pistola per gli alieni. In realtà, perché Miko secondo me le ha detto qualcosa tipo, ah no, guarda, io ti confesso che è un periodo che non riesco proprio a stare dietro a tutto. Jacopo mi porta via così tanto tempo che poi ragazzi ora si chiama Jacopo ma poi io cambierò il nome. Tra l'impegno comunque e il tempo che mi porta via Jacopo, ovviamente ragazzi detto in modo positivo, cioè nel senso perché si sa che prendersi cura
di un bimbo, soprattutto quando è molto piccolo, richiede veramente tanto, tanto impegno, tanta, tanta pazienza. Ha fatto poi comunque il matrimonio, il lavoro. Mamma mia, guarda, non riesco proprio a stare dietro a tutto. Oh. Veramente ti ammiro tantissimo. Guarda, sei aliena secondo me se riesci a fare tutto e a stare al passo con tutto. Chi è? Ma perché devi entrare nel nostro club? Ma anche no. Allora, secondo me hai vinto, vero Linette? Professionista dei giochi da festa. Ok, tesoro, ha vinto. Che dobbiamo fare? Allora, secondo me, sentendo lei che dice così, farà. Perché tu, se riusciamo, Miko, cara, puoi smettere, grazie. Sei molto giocosa, ecco, diamoci una calmata. Secondo me lei dirà qualcosa tipo, chiederà della sua giornata, ecco, dirà, perché scusa, puoi parlarmene? Hai problemi, insomma? Beh, guarda, è veramente tutto molto stressante, sai? Non so come fai tu a stare dietro a tutto, veramente, Linette. Ti invidio tantissimo. Io a volte ammetto che non ce la faccio. E lei. Beh, io. Devo dirti che. Mi sento una lama la maggior parte delle volte, e lei. Le ridono insieme. E che vuoi dire? E secondo me, Linette, a quel punto, no? Sentendo che. Non è sola, ragazzi, che non è l'unica. Ad avere le difficoltà comunque che tutte le mamme hanno, no? All'inizio, ad abituarsi a questo nuovo ruolo di madre, inizierà a condividere i suoi pensieri malinconici. Bianca, Direi, insomma, tu sei una supereroina, io veramente non ce la faccio, mi sento così in difetto nei confronti di mio figlio, di mio marito, certe volte. Non sento di riuscire a stare al passo, capisci? A volte mi sento un fallimento come madre. Ti ammiro, insomma, tu sembri così riposata, io invece crollo la maggior parte delle volte. Non riesco neanche più a stare sveglia la sera a guardarmi un film con Akira, pensa. E lei dice, ti dico la verità, in realtà non è così. Come? Sta dicendo Miko. Io non mi sento in realtà bene in questo periodo. Avrei così tanta voglia di fuggire certe volte, non mi sento mai all'altezza, sta dicendo, no? Non lo so, non vedo. È come se non brillasse mai il sole nella mia vita, oh tesoro! Ma non sei sola! Sta dicendo, tutte ci sentiamo così! Insomma, io mi sento a pezzi per la maggior parte del tempo, in colpa verso mio figlio quando vado a lavorare, in colpa verso Akira quando dedico troppo e solo tempo a Jacopo e magari, ripeto, non riesco neanche a dedicare del tempo a lui. Quindi mi fai stare meglio perché mi fai sentire meno sola. Allora, a quel punto, Linette, ragazzi, forse per la prima volta, si rende conto obiettivamente, no? Di che cosa significa. Che non è sola, che non è l'unica comunque che affronta tutto questo, che è una fase comune nella vita di ogni mamma, la difficoltà a riuscire ad adattarsi a questo nuovo ruolo, non viene, non è così spontaneo come uno può immaginare, no? Non è facile comunque, ecco. E secondo me abbraccerà forte la sua cara amica perché è riuscita, nonostante i giorni di pioggia, a farla sentire meno sola. E lei la ringrazia e dice: ti ringrazio tanto, amico, avevo proprio bisogno di sentirmi dire questo. Mi sento così in colpa nei confronti di Harvey. Io lo sto trattando malissimo in questo periodo. Lui fa tutto, io lo so che dovrei dare una mano, ma ti giuro che non. Rivelerà, ecco, appunto, un segreto recondito. Io non ci riesco. È come se non riuscissi a stare al passo. Mi sento terribile. A volte neanche il bucato riesco a fare. E lei sta dicendo: ma guarda, Akira, io ho di te Sakura. Ma no, dai, stai con il tuo amico. E amico, ragazzi, appunto.
Esprimerà ammirazione e dirà: ma tu sei fantastica, Lynette. Non hai idea di... Insomma, mi lasci come una statua nel sapere che riesci ad andare avanti con il tuo lavoro e soprattutto che... Insomma, guardati, sei fantastica, sei meravigliosa. Sto dicendo, io capisco come ti senti, però ti do un consiglio, ok? Fatti aiutare. Rivolgiti a qualcuno, insomma, se ti senti così, anche per Harvey, per i piccoli. Sta dicendo, no? E lei dice, dici che dovrei. Ma certo, guardati, sei uno splendore. Vale davvero la pena buttare all'aria tutto solo per non avere il coraggio di chiedere aiuto? A volte è solo quello che ci manca, fare un passo in più. Camminare con le proprie scarpe è difficile, ma solo chi cammina sulla tua stessa strada ti può capire. E lei, sì, hai ragione, sono stata così sciocca nell'escludere a priori di non volermi far aiutare, sta dicendo, no? Harvey me l'ha detto tante volte. Grazie davvero, Miko. Grazie. E quindi, ragazzi, sì, Miko è riuscita lì dove Harvey sicuramente aveva già, diciamo, preparato il terreno. Però a volte servono le parole di un'altra mamma, di un'altra donna, per far sentire un'altra meno sola, farle capire comunque che capisce le difficoltà, che capisce il disagio che sta provando, insomma, che condivide appunto la sua stessa strada, pur non indossando le sue stesse scarpe. E quindi ragazzi, io direi che con l'immagine bellissima di una Lynette sorridente che ha deciso di fare tutto ciò che può, tutto ciò che è in suo potere per affrontare questa situazione così difficile, noi possiamo fermarci qua per questo E episodio. quindi ragazzi, che dire? Se questo episodio vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al mio canale, mettere mi piace e lasciare ovviamente un bel commento. Fatemi sapere cosa ne pensate di tutta, insomma, la situazione, se Harvey secondo voi ha fatto bene, cosa insomma ne pensate, ecco, in generale. Vi ricordo ovviamente che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist e link al canale dei miei amici YouTuber, il link al forum di The Sims Saga, quindi mi raccomando ragazzi andate e iscrivetevi, ed anche il link al sito della mia amica Tati Sim, da cui potete scaricare tutte le sue creazioni tipo queste. Queste sono solo alcune ragazzi, ma ce ne sono tantissime sul suo sito, bellissime, meravigliose. Quindi veramente andate ragazzi, scaricate, scaricate, scaricate. Quindi che dire ragazzi, io vi auguro già da subito un fantastico fine settimana, una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando come sempre al prossimo, ormai lo sapete più che bene, sul Simmers. Snavy, Saponario, Brett E non Minchie, Barlene Yored.